la nostra torta salata, ho deciso di registrare, di rifarla, perché veramente è stata richiesta a gran voce. Ci servono del pesto di pomodori, lo possiamo comprare, ci sono alcune di note marche molto buone, oppure possiamo farlo, vi lascio il link alla fine del video. Un peperone rosso, una zucchina, 80 g di prosciutto cotto, 100 g di stracchino, un rotolo di pasta sfoglia tondo. Allora, iniziamo andando a mettere sulla nostra teglia la pasta sfoglia. Ho messo una carta forno sotto, che è poi quella della pasta Adesso sfoglia. vado a mettere sotto le rondelle di zucchina. Fatto questo, proseguo con lo stracchino. Allora, le torte salate, quello che ci mettete ci trovate, mia nonna diceva sempre così, però siccome questa veramente l'ho fatta, è stata gratitissima, ve la ripropongo. Fatto questo, andiamo a mettere il prosciutto. Ecco qua, e sul prosciutto vado a mettere il pesto di pomodori. Sono circa 120 grammi di pesto. Adesso andiamo a tagliare un mezzo peperone a listarelle. Mi piace molto il contrasto di colore con il verde della zucchina, poi vi faccio vedere come la metto. Questa la potete mangiare sia calda che fredda, è veramente deliziosa, squisita. Allora, le andiamo a mettere prima di chiudere in questa maniera. Diciamo a formare delle fette virtuali, ma diciamo così, che poi in realtà sono reali. Ok, continuiamo con tutti i quattro spicchi. Fatto questo, andiamo a chiudere facendo un po' di decorazione, niente di che, però così. Al lenzuolo stropicciato, più che stropicciato, vabbè, insomma. Una volta finita tutta questa parte, fatto questo, andiamo a riprendere la nostra zucchina. La tagliamo nuovamente a rondelle, olè, lei già sa dove deve andare. Mettiamo in questa maniera. Continuiamo con tutte le nostre rondelle e una ce la teniamo per il centro. Vi faccio vedere come la mettiamo. Ok? Quindi continuiamo. Alla fine prendiamo un pochino di pesto da qua, lo mettiamo qui, lo poggiamo, andiamo a spingere un pochino le nostre rondelle e ecco qua, guardate che bella, come la faccio vedere da vicino. Eccola qua, è stupenda. Si presenta molto bene, la mettiamo in forno già caldo a 180 gradi, io già l'ho scaldato per una ventina di minuti o fino a che la parte della sfoglia non risulta dorata. Ecco qui la nostra torta salata appena uscita dal forno. C'è un profumo che neanche vi dico, non la posso tagliare perché questa domani va in ufficio da mio marito. Però veramente credetemi, l'abbiamo già fatta, è stata richiesta proprio a gran voce. Lui mi ha detto: "Ma come non l'hai fatto il video?" Dico: "Vabbè, una torta salata." Dice: "No, guarda, questa è buonissima. C'è un connubio di sapori che si sposa benissimo con sto pesto, con sti peperoni." Se me lo dice lui, vuol dire che è vero. E quindi l'ho rifatta. E, il profumo è strepitoso, il gusto che vo' di caffà, rifatela. E non ve ne pentirete. Se la ricetta vi è piaciuta lasciateci un like, se vi fa piacere iscrivetevi e non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale, vi aspettiamo anche sulla nostra galleria Instagram, tante novità che su YouTube non riusciamo a mettere e buon appetito, piatto pulito!
Ciao!